giorno dopo a Piazza di Spagna, la testimonianza di un giornalista di Rotterdam che conosce molto bene la tifoseria violenta della sua città. Una vergogna per il nostro paese quello che hanno fatto questi gruppi. Intervista al sovrintendente Capitolino che parla di danni permanenti e irreversibili alla Barcaccia, opera secentesca di Pietro e Gian Lorenzo Bernini. L'avevano promesso 2 mesi fa. Roma, preparati, stiamo arrivando. Vi mostriamo i video nei quali gli hooligans dei Feyenoord, tra balli, canti e saluti romani, annunciavano già a dicembre l'intenzione di creare il caos a Roma. Antisemiti, violenti, gli ultras della squadra di Rotterdam sono ben conosciuti come una delle frange più pericolose del tifo olandese. Ancora una visita preannunciata e non richiesta del leader della Lega Nord Matteo Salvini a un campo nomadi alla periferia di Milano. Salvini è entrato nel campo e ha parlato con i rappresentanti della comunità Rom, ma poi ha ribadito la sua tesi sulla necessità di sgomberare questi campi. Una pensionata a Torino apre la porta di casa ad un uomo che si spaccia per tecnico del gas ma che in realtà vuole rubarle dei soldi con l'inganno. La scena però viene ripresa dalle telecamere fisse installate dalla polizia. Il truffatore e i suoi complici sono stati arrestati. Si chiama Troy Bayliss, ha 45 anni e nel campo della Superbike, in particolare per i tifosi della Ducati, è un mito indiscusso, ma da leggenda vivente ormai a riposo, Bayliss è stato riportato improvvisamente in pista dal grave infortunio sofferto da un pilota della Ducati. Così il campione australiano questa mattina all'alba ha ripreso a correre contro il tempo. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, oggi è il giorno delle polemiche, il giorno degli scambi d'accuse e il giorno in cui si contano i danni dopo la devastazione di ieri nel centro di Roma, in Piazza di Spagna, ad opera dei tifosi delle Feyenoord. Esigo che la capitale abbia la gestione della sicurezza all'altezza di un paese delle G8, ha detto questa mattina il sindaco Marino, molto arrabbiato, che questa mattina ha visitato la Barcaccia in Piazza di Spagna. In questo momento sta tenendo anche una conferenza stampa di cui tra poco vi faremo sentire anche degli estratti. I danni maggiori dunque alla Barcaccia del Bernini è appena restaurata con i soldi di un privato. I danni dovranno essere ancora quantificati, ma il sovrintendente di Roma parla di danni indelebili e permanenti, mentre la procura ha avviato gli accertamenti e non si esclude il reato di devastazione. Questa mattina dunque siamo tornati in Piazza di Spagna in compagnia di 2 giornalisti olandesi e questa è la loro impressione. Tu eri qui ieri per lavoro, cosa hai visto in Piazza di Spagna? Un grande gruppo di tifosi, parliamo di migliaia secondo me, che bevevano tanto, sì, erano tutti ubriachi, sì. Io, poi non so cosa è successo, ma sono andati a darsi delle botte tra di loro e poi con la polizia. La polizia ha aspettato prima di intervenire, ha difeso qui la Trinità dei Monti. Sì, stavano qua sulla scalinata e poi quando è successo sono scesi. Hanno visto tanto di quello che stava succedendo dentro la fontana. E le bottiglie che già venivano mandati o buttati dentro, i palloni bianchi e rossi che erano buttati dentro, ragazzi che si tiravano a buttarsi dentro la fontana. Sono stati molto pazienti, però sentimento si sono stufati e hanno spazzati via tutti. Cosa hai provato da olandese che vive a Roma da più di 10 anni? Rabbia. Rabbia perché io abito qua da 13 anni, la città mi ha dato tanto, io amo vivere qua e poi vengono delle persone molto incivili che rovinano un pezzo molto bello, molto significativo della città e mi dà molto fastidio, mi fa rabbia proprio. Oltre ad essere romano sono tifoso del Feyenoord. Sin da piccolo, capito? Quindi mi sento male per il fatto che la mia squadra o i tifosi della mia squadra hanno fatto questa cosa. Cosa ha suscitato in Olanda quello che è accaduto ieri qui a Piazza di Spagna? Ma questa è stata la notizia più importante in Olanda in questo momento. Io chiedo per dire una parola
se è più ripetuto in Olanda, vergogna. Sentiamo una vergogna di vedere come sono stati questi tifosi di Olanda ubriaco qui a Roma. Perché questa Roma è una città che amiamo tutti noi, in Olanda anche. Vergogna, sì. Abbiamo visto due problemi. Un problema con la polizia che abbiamo visto che non è stato completamente preparato per vedere, per stare con queste centinaia di persone. Anche io credo è un problema che sono arrivati qui molte persone da Rotterdam senza biglietto, senza entrata per andare al partito. Io credo che questo è stato il secondo problema molto, molto grosso. Lei era qui e cosa ha visto? Ho visto praticamente animali barbari che distruggevano Piazza di Spagna, che distruggevano la nostra città. Ma cosa ha visto in particolare? Il lancio di bottiglie? Di tutto, ho visto lanci di bottiglie, ho visto bottiglie lanciate verso negozi, persone disumane fare i loro bisogni a terra vicino ai muri, cose assurde dell'altro mondo. Lei lavora qui, ha avuto paura? Io sì, io sono stata scortata da alcuni poliziotti fino alla metro, perché il tratto da Via Condotti alla metro di Piazza di Spagna non si poteva camminare, assurdo. Lavoro 14 anni qua, sì. È tanto a Roma, ma appena fatta la fontana gli hanno rovinato con le bombe carte. Più di così la polizia non può fare. Non è colpa delle polizie carabinieri, è colpa che ha fatto venire qua in centro. Paura, c'era panico, negozi che chiudevano serrande, noi siamo dovuti scappare perché avendo qui gli animali con quel caos e bombe che insomma bottiglie siamo scappati proprio dalla paura e purtroppo poi abbiamo visto le conseguenze in televisione, quello che è successo, rotto la fontana. Poi la cosa che sono rimasto male ho visto un loro atteggiamento verso i romani, che c'è questa bandiera che tagliano la testa la lupa come simbolo romano, insomma, sono cose che fanno male. Il giorno dopo i disordini di Piazza di Spagna, tutta l'attenzione per la fontana del Bernini, la barcaccia ferita dagli hooligans. Abbiamo trovato subito una scheggia di circa 10 centimetri distaccatasi dall'orlo del candelabro centrale della barcaccia. Ieri sera è stato necessario, prima di poter avere una visione definitiva, svuotare dell'acqua, svuotare dei detriti, delle bottiglie che si erano accumulati. I danni sono estesi su tutta la superficie, c'è stato un accanimento volontario, violento, una sorta di oltraggio nei confronti del nostro patrimonio culturale, in particolare di questo simbolo della città di Roma. Piazza di Spagna è una delle piazze più note al mondo, dove tutti i turisti che si recano nella nostra città vogliono passare, e quindi è un oltraggio, ripeto, sconcertante, che è stato compiuto volontariamente. E quindi non c'è molto da dire, questi hooligans, questi tifosi, chiamiamoli così, ma non sono certo tifosi, sono conosciuti soprattutto proprio per la loro violenza e la loro storia è piena di pagine scure. Arrivano da Rotterdam, dunque come tendenza sono di centrodestra, alcuni si dicono anche nazisti antisemiti. La loro estrazione sociale è medio-alta, ci sono infatti anche molti studenti e imprenditori. Noi vi mostriamo il video con il quale 2 mesi fa annunciavano il loro arrivo a Roma. Ecco in che modo. Roma, preparati, perché stiamo arrivando. Lo avevano scritto 2 mesi fa i tifosi del Feyenoord in questo video pubblicato su YouTube. Centinaia di ragazzi che saltano e ballano tra braccia tese, teste rasate e fiumi di alcol. Una delle tifoserie considerate tra le più violente d'Europa, tifoseria di estrema destra, antisemita, punita dalla UEFA per cori razzisti, quella di Rotterdam, con i suoi rituali. Come gli incontri prima di ogni derby contro l'odiatissimo Ajax, la squadra del ghetto. Era
il 23 marzo del 1997, quando i camerati, così si fanno chiamare, si danno appuntamento prima del derby con gli hooligans dell'Ajax su un'autostrada chiusa per lavori. Coloro hanno coltelli, mazze, martelli, pietre. Ancora oggi viene chiamata la battaglia di Beverwijk, finita con un morto e decine di feriti. L'episodio più grave per i supporter della Legione, una storia, la loro, che si ripete ad ogni trasferta. Stoccarda, Leverkusen, Mönchengladbach, nel 1999, quando ben 15.000 agenti tedeschi non riescono a fermare la loro violenza. Nel 1974, la finale di Coppa UEFA contro gli inglesi del Tottenham si trasforma in guerriglia urbana, proprio nell'Inghilterra del calcio violento. Anche lì la polizia poco può fare. È il 9 maggio del 2002 quando il Feyenoord vince la Coppa UEFA contro i tedeschi del Borussia, e questo è ciò che accade dopo. E a poco è servito che nel 2006 la UEFA butta fuori dalla competizione il Feyenoord dopo gli scontri di Nancy in Francia. Non si sono mai fermati gli irremovibili, nessuna polizia europea è riuscita ad arginarli, e ieri non ci sono riusciti neppure i nostri agenti, uno sfregio nel cuore della capitale. Le intenzioni degli irremovibili erano chiare, ancor prima che arrivassero a Roma, quando la lupa l'avevano già decapitata. Allora, dicevo, un sindaco molto arrabbiato che accusa il prefetto di aver sottovalutato l'arrivo di questi tifosi. In questo momento sta tenendo una conferenza stampa in Campidoglio. Allora sentiamo alcuni estratti di questa conferenza stampa del sindaco Marino. Io dissi ieri, e sono convinto del fatto, che chi rompe paga. È evidente che questo dovrebbe essere il modo naturale di affrontare una gravissima questione come quella di cui stiamo parlando, che non è solo poi il danno alla Barcaccia, c'è il danno economico di immagine alla città, c'è il danno economico dei tanti commercianti che hanno dovuto chiudere i loro negozi, e c'è anche, permettetemi di dire, il danno di immagine, perché come fa il sindaco della città di Roma, come ho cercato io di fare in questo anno e mezzo, andare in giro, incontrare persone benestanti e dire: mi doni dei soldi per riparare un monumento, così come abbiamo fatto per la Barcaccia, per la scalinata di Piazza di Spagna, per la Fontana di Trevi e per tanti altri monumenti che stiamo restaurando con soldi di donazioni private. Se poi dopo due o tre mesi dal restauro, quel restauro viene così gravemente danneggiato. Ho parlato a lungo con l'ambasciatore olandese, gli ho fatto una domanda molto diretta: intendete intervenire con il pagamento dei danni? E lui mi ha risposto in maniera altrettanto diretta che non ritiene che il governo olandese possa pagare il nuovo restauro della Barcaccia. La buona notizia è che rispetto a questo chiaro e legittimo rifiuto del governo olandese, molte aziende italiane, anche istituzioni e banche, da ieri sera mi hanno telefonato dicendo che sono disponibilissimi a pagare i costi del restauro della Barcaccia, e con l'aggiunta decideremo quale criterio utilizzare, perché in questo momento ci sono numerosi soggetti che vorrebbero partecipare, e questo mi rende orgoglioso. Il costo è certamente molto alto se mettiamo insieme il danno per l'immagine, il danno al monumento del Bernini e il danno economico a chiunque fa attività commerciale in quell'area della città, che, come avete visto dalle immagini, a un certo punto si è svuotata di romani, di turisti, è diventata un'area di guerriglia urbana.
Come avete visto, ieri sera il monumento è stato ridotto in una specie di discarica piena di bottiglie e di lattine di birra, con questi barbari che non solo hanno lanciato oggetti contro la fontana ma hanno orinato in Piazza di Spagna. Avete i video e le foto. Poi durante la notte ho preso la decisione di rimettere l'acqua nella barcaccia per evitare che qualcuno ci entrasse dentro la stessa fontana. Stamattina l'abbiamo risvuotata e c'è tutto il team che si è occupato del restauro sotto la guida del sovrintendente Presice che sta continuando a valutare i danni, e sono emersi diversi altri frammenti che sono stati rotti a bottigliate da questi scalmanati. Allora, queste dunque le parole del sindaco Marino, ma adesso andiamo a Milano, dove il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, è tornato a visitare un campo nomadi dopo Bologna, ma questa volta non ci sono stati incidenti. Vai, vergognati, ignorante! Vai a lavorare, vai! Le forze dell'ordine fanno da scudo al segretario della Lega Nord Matteo Salvini, in visita questa mattina al campo Rom di Via Negrotto a Milano, periferia nord-ovest della città, dopo l'aggressione di novembre a Bologna, calci e pugni di alcuni ragazzi dei centri sociali all'auto su cui viaggiava Salvini diretto quel giorno al campo Rom di Via Erbosa. Oggi a Quarto Oggiaro, uno dei quartieri più a rischio di Milano, non ci sono incidenti. Questa volta sono solo una decina i ragazzi dei centri sociali che lo contestano. Gli agenti della polizia presidiano l'area tenendo la situazione sotto controllo. Un pallone fermo sul prato, i giochi per i bambini e l'immagine dell'asilo del quartiere sorge proprio a ridosso del campo. Sono molti i genitori che hanno paura e che più volte sono stati costretti a denunciare alle forze dell'ordine episodi di bullismo, minacce, vandalismo. A fine 2014 gli agenti della polizia, nel corso di un controllo delle baracche, hanno trovato due Kalashnikov e due caricatori pieni con 50 colpi. Salvini ha accolto la richiesta di aiuto dei residenti, ormai esasperati dal dominio illegale e pericoloso, denunciano loro, generato da chi vive nel campo. Accompagnato da alcuni consiglieri di zona, Salvini è riuscito a entrare. I nomadi lo accolgono, a filmare tutto ci sono televisioni, giornalisti e fotografi. Tra le case, container, il segretario del Carroccio incontra alcune donne delle famiglie per un lungo confronto. Quindi secondo me un campo come questo non è adeguato al 2015, né per chi ci sta dentro, né per chi ci sta fuori. Voi siete cittadini italiani? Sì. I diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini italiani? E cosa dovremmo? La casa. La casa. La compri, l'affitti, chiedi alla casa popolare se ne hai diritto. I diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini italiani? No, io li chiuderei tutti i campi rom. Per quanto riguarda, li chiuderei tutti i campi rom. E come facciamo? Nelle case. Nelle case. Nelle case regolari, non abusive. Però molti residenti che ho incontrato prima si lamentano che gli artigiani, quando vengono qua, gli svuotano il furgone, gli fottono le batterie. Gli... Possono dire quello che vogliono, perché non ci possono vedere. Ho capito, però se le mamme e i papà degli asili hanno denunciato molestie... Io sono residente in zona, non mi è mai successo niente, né attraversando il campo né camminandoci accanto. Salvini ha ribadito la necessità di chiudere tutti i campi rom. Diritti e doveri sono uguali per tutti i cittadini, dice il segretario, che fotografa un costoso SUV parcheggiato davanti a una villetta senza permesso di costruzione. Vengo a ribadire che, per quanto mi riguarda, fossi al governo, campi rom non ce ne sarebbero, perché sono persone che hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini italiani, se sono italiani. Quindi la casa la comprano, l'affittano, fanno il mutuo, fanno domanda per la casa popolare, ma non esiste vivere abusivamente ai margini della città, in una zona dove non esiste legge. E come si fa a risolvere il problema? Sgomberando, come hanno fatto gli altri paesi europei. Basta copiare la Svizzera, l'Austria, la Germania. I rom si difendono dalle accuse mosse dai residenti di zona. Questa signora spiega al segretario della Lega che qui è tutto tranquillo, che non è vero che c'è degrado, violenza, minacce. Qui non ci sono armi, dice. I rom si dicono pronti a trovare un lavoro. All'interno del campo però non mancano i momenti di tensione. C'è chi contesta la presenza di Salvini e gli grida di andare via.
E questa che vi mostriamo è la casa simbolo del campo, un grande giardino tenuto bene, la TV accesa, una casa apparentemente normale ma abusiva. Sono tutti ragazzi bravi, non è perché lo dico io, dovreste conoscere, cercano il lavoro, ma non glielo danno. Cosa devono fare questi ragazzi giovani che si devono comprare i pantaloni, le scarpe e cosa, vedono i ragazzi, viene la mamma, non ha nulla. Prima di andare via ci sono anche strette di mano e saluti, i Rom lo invitano a tornare senza giornalisti e telecamere. Secondo la polizia erano Rom, fatto sta che truffavano gli anziani. Siamo a Torino, insomma, vediamo in che modo. Guardate questo video girato dalla Polizia di Stato con una tecnica che ricorda quella di molti servizi giornalistici d'inchiesta. Le telecamere fisse mostrano una persona entrare in questo appartamento dopo aver chiesto educatamente permesso. L'anziana signora che apre la porta evidentemente conosce la persona. Per quanto ne sa la signora, l'uomo è un solerte tecnico del gas che dopo aver controllato le ricevute delle bollette fa credere alla vittima che deve ricevere dei soldi perché ha pagato troppo, più del dovuto, un trucco in realtà per sottrarle denaro contante. L'uomo mostra una banconota di grosso taglio dicendole che se vuole il rimborso deve prima dargli il resto. Si chiude così la porta ed anche la truffa perpetrata ai danni della pensionata, l'ennesima perché la stessa scena si è ripetuta più volte nell'ultimo anno, fino a quando i familiari non convinti dei racconti della donna hanno segnalato gli episodi alle forze dell'ordine. Da qui l'installazione di telecamere che hanno ripreso tutto quello che si ripeteva dal luglio del 2013. In manette è finito Marco Gonnella, che ha derubato la signora di gioielli e di oltre 10.000 euro, fingendosi di volta in volta tecnico del gas, dell'energia elettrica, del telefono. L'uomo fa parte di una banda scoperta dalla polizia di Torino e che sistematicamente raggirava le persone, soprattutto anziani e soprattutto nelle prime ore del mattino, quando solitamente i pensionati vanno a fare la spesa. Al termine di un'indagine avviata lo scorso agosto, la polizia ha arrestato 3 persone, tra cui lo stesso Gonnella, che a bordo di un'utilitaria si aggiravano per le vie di Torino di buon mattino in cerca di prede, in particolare nelle zone vicino ai mercati rionali. Di volta in volta si spacciavano anche per amici dei figli o nuovi vicini di casa. Con una scusa guadagnavano la loro fiducia, fingendo ad esempio di volerli aiutare o semplicemente facendo credere di conoscerli chiamandoli per nome. Ed una volta entrati in casa il gioco era fatto. Riuscivano a sottrarre oggetti preziosi, oro e soldi. Negli ultimi mesi sono aumentati i furti, le rapine ai danni degli anziani. Secondo la polizia, per la maggior parte si tratta di gruppi di etnia Rom, tono cordiale, ben vestiti, spesso con bambini, sanno chi scegliere, cosa dire, arrivano a ondate e agiscono in tutta Italia. Uniti dai legami di sangue, si scambiano di continuo informazioni, zone da colpire, trappole e rischi da evitare. Per chi non segue la Superbike, il nome dell'australiano Troy Bayliss può risultare sconosciuto, ma lui è davvero un campione, è una leggenda del motociclismo che all'età di quasi 46 anni torna di nuovo in sella con la Ducati. Un campione trasversale di quelli, tanto per fare un paragone calzante, alla Valentino Rossi. E poco importa se Troy Bayliss, a differenza del suo più celebrato collega, non può vantare un palmarès altrettanto ricco. Anche perché nel macrocosmo così unico e speciale come quello delle due ruote non serve vincere tanto per entrare nel cuore della gente e divenirne un mito.
Trasversale perché i suoi tre titoli iridati della Superbike, sempre alla guida di una Ducati, Bayliss è riuscito a conquistarli in epoche diverse. Abissi temporali in un mondo come quello dei motori, dove la tecnologia cambia giorno dopo giorno. Ma per essere campioni non basta solo essere veloci, occorre possedere una sensibilità che possa andare a braccetto sia in pista per lo sviluppo della moto che nella vita di tutti i giorni. E Bayliss tutto ciò lo ha dimostrato quando, dopo il primo titolo della Superbike vinto nel 2001, la Ducati, che iniziava a muovere i primi passi nella MotoGP, chiese a lui il grande salto nel buio affiancandolo a Loris Capirossi. Impossibile però combattere contro i colossi giapponesi, due stagioni incolori e poi il canto del cigno nel 2005 alla guida della Honda. Ma lui non avrebbe mai potuto abbandonare il grande sogno senza apporvi almeno un sigillo. Il destino gli diede una mano l'anno seguente, quello del secondo titolo in Superbike. Col mondiale già in tasca, Bayliss si trovò a dover sostituire l'infortunato Sede Gibernau. E mentre Valentino Rossi e Nicky Heidel si trovavano in piena lotta per il titolo della MotoGP, lui, con una semplicità disarmante, mise le sue ruote davanti a tutti, trionfando sulla pista di Valencia tra lo stupore generale. Ma quando nel 2008, alla soglia dei 40 anni, l'australiano riusciva a conquistare il suo terzo titolo, capì che era l'ora di dire basta. 52 vittorie in 152 gare disputate, 94 podi, 26 pole, 35 giri veloci e un sorpasso, quello sulla pista di Monza nel 2000, considerato da tutti come il più bello dell'intera storia del motociclismo, con quattro avversari risucchiati in poche centinaia di metri. Attenzione alla staccata di Haga, la prima variante, attenzione in testa Edwards, Bayliss, incredibile staccata al comando, la Ducati in postrada con l'australiano Troy Bayliss. Meglio farsi rimpiangere che dover inseguire quei trionfi che l'orologio biologico del suo corpo avrebbe potuto impedirgli. Ecco dunque Bayliss tornare all'antico e dedicarsi alla sua passione giovanile, quella del dirt track. Il Troy Bayliss Classic, da lui stesso organizzato nella cittadina natale di Terry, è dal 2013 un appuntamento fisso che raduna oltre 100.000 appassionati, lontano col pensiero, migliaia di chilometri dalle piste della Superbike. Quando ecco, pochi giorni fa, il secondo scherzo del destino, il grave infortunio occorso a Davide Giuliano, ha lasciato una casella vuota nel team ufficiale Ducati. E chi, se non il vecchio Bayliss, 46 anni, il prossimo 30 marzo, poteva essere chiamato alla guida della Panigale, moto che lui stesso aveva sviluppato sin dalla nascita. Hi guys, as you can see, I can't stay away from Ducati or from the racetrack. So I've tried to give my full support to the new Ducati SBK project development, the 1199 Panigale. What an amazing bike. L'avventura a tempo determinato è iniziata questa mattina all'alba sulla pista amica di Phillip Island, con una moto ancora tutta da decifrare. Non per lui, che dispensa comunque fiducia in vista della gara, lui che i sogni ha saputo sempre trasformarli in certezze, da regalare a se stesso e a tutti quelli che continuano ad amare e sostenere il pilota, ma soprattutto l'uomo Bayliss. Prima della pubblicità ci sono le parole del direttore generale del Feyenoord. Proviamo disgusto e vergogna per il comportamento riprovevole di un branco di senza cervello. Allo stadio però è andato tutto bene, prendiamo le distanze, ma non è un problema che i club possono risolvere. Adesso ci fermiamo. Dunque, non ci sono notizie dell'ultima ora, anche se proprio ora è arrivato il portavoce, la notizia del portavoce dell'ambasciatore olandese dice che è prematuro dire che l'Olanda non vuole pagare i danni, occorre prima di tutto quantificare questi danni e poi ricercare i colpevoli. Il portavoce dell'ambasciatore si riferisce appunto alla notizia che ha dato Marino che il governo olandese non voleva ripagare i danni causati dai tifosi del Rotterdam, ed era l'ultima notizia del TG Cronaca, e noi ci vediamo domani alle 14. Buona giornata.